Come dicevamo, un altro ricercatore, in questo caso, arriva dall'Università di Trento, una borsa FBK per il dottorato, è Mattia Duranti. Sappiamo tutti che le batterie sono importanti, lo diverranno sempre più nella nostra vita. Abbiamo scoperto come si sta lavorando, come la ricerca stia facendo passi davvero da gigante nel cercare di stoccare l'energia. Ma le batterie quanta vita hanno? Mattia si occupa di questo, la ricerca che lui fa è appunto sull'ottimizzare l'utilizzo delle batterie. Di cosa ti occupi nello specifico? Sì, dunque, durante il mio dottorato in collaborazione con l'Università di Trento, al Dipartimento di Ingegneria Industriale, io mi occupo di sistemi di diagnostica delle batterie. Quindi una volta sviluppato il prodotto, la domanda è come monitoriamo lo stato di carica della nostra batteria e quant'è la vita della nostra batteria. Quindi durante il mio lavoro sviluppo una serie di tecniche precise ma poco invasive che permettono di andare a monitorare lo stato di salute della batteria durante la sua vita e quindi di capire i vari processi di degradazione che possono avvenire durante la vita della batteria. Ecco, sappiamo che il mondo della ricerca è un mondo sì di rete, di conoscenze, ma anche un mondo che fa un po' della gelosia una prerogativa. Quali sono le tecniche che state studiando, se ce lo puoi dire? Allora, principalmente si sviluppano due tipi di tecniche, tecniche elettrochimiche, sia di equilibrio che dinamiche, e tecniche ottiche, quindi di spettroscopia ottica, principalmente UV, VIS e Raman. La cosa comoda di queste due tipologie di tecniche è che sono davvero poco invasive, quindi le tecniche ottiche per esempio possono essere utilizzate direttamente sugli elettroliti all'interno dei serbatoi, mentre le tecniche elettrochimiche vengono utilizzate sullo stack, quindi sulla parte di potenza della batteria. È possibile utilizzare la batteria in maniera più corretta con degli accorgimenti? Assolutamente sì. E soprattutto questo tipo di comportamento dipende molto dalla conoscenza che noi abbiamo dei processi di degradazione della batteria. Proprio per questo è fondamentale questo tipo di ricerca, perché grazie alla conoscenza che si sviluppa all'interno di una ricerca come questa è possibile poi sviluppare delle direttive per indicare un utilizzo più corretto della batteria e quindi un utilizzo che permetta alla batteria una vita più lunga. Qual è l'esperienza passando dal mondo accademico al mondo della ricerca applicata, in questo caso d'impresa? Dunque, è molto interessante lavorare su questo tipo di tematiche, perché si viene a contatto con tecnologie che effettivamente hanno un futuro negli anni a venire e che possono avere anche una ricaduta proprio abbastanza a breve termine. Inoltre si viene a contatto con un mondo che è quello delle aziende, che sviluppa anche tutta una serie di interessi che all'interno dell'Accademia non sempre sono molto chiari e quindi diciamo è un passaggio importante e la parte diciamo anche di applicazione permette di sentirsi in prima linea anche nello sviluppo di tecnologie che possono essere utili poi in un futuro. Allora, ringraziamo Mattia Duranti, ricercatore dell'Università di Trento, qui all'FBK, con una borsa di studio, sta facendo un dottorato. Noi lo lasciamo lavorare, grazie.